abbiamo l'opportunità di ascoltare una bellissima lezione fatta dalla professoressa Grimbaudi sul tema della memoria della guerra, della memoria delle sofferenze, del valore della memoria come grande strumento di interpretazione del presente e di guida per il futuro. È un valore grande della storia come fattore di conoscenza. E la contaminazione che noi stiamo portando avanti nel nostro Ateneo rappresenta lo strumento principale per far sì che l'obiettivo della Federico II sia sempre quello di essere un grande Ateneo di riferimento a livello internazionale, ma anche di lettura di quelli che sono i cambiamenti del momento e di guida nella formazione delle classi dirigenti. Oggi abbiamo un importante momento per il Dipartimento di Scienze Sociali, la Lectio Magistralis di Gabriella Grimbaudi, una storica che è un cervello attratto da Napoli. Gabriella è venuta qui nel 1974 da Torino e da allora fornisce un contributo straordinario a quello che era il Dipartimento di Sociologia e che poi adesso è diventato il Dipartimento di Scienze Sociali. La sua lezione magistrale e sulla guerra e sull'importanza della memoria, una memoria che a volte sembra dimenticata, l'azione che si fa nelle scuole va potenziata da questo punto di vista. La lezione di oggi fornirà un po' a tutti uno spaccato di quello che è stata l'esperienza della guerra raccontata attraverso la testimonianza delle persone. Questa è stata una caratteristica della ricerca di Gabriella Grimbaudi, che è sempre stata molto incentrata sulla ricerca empirica, sulla raccolta di testimonianze. Tra l'altro ha creato un laboratorio di storia orale in cui tutte queste testimonianze tra l'altro sono rese fruibili e quindi possono essere ascoltate da tutti. Beh sì, è importante perché in genere la memoria della guerra a Napoli è poco presente e soprattutto è presente una memoria in genere stereotipata, legata soprattutto al periodo 43-45, quindi al contrabbando, alla prostituzione, insomma un po' il disastro della città. La guerra porta la miseria, e la miseria porta la fame, e la fame del cuore. Così per miseria, per fame, per ignoranza, perché ci arriva a credere veramente, ma poi basta, finisce, si capisce, la guerra si manca con tutto. In realtà la storia della guerra a Napoli è una storia molto più lunga e più complessa, perché Napoli è stata la città più bombardata d'Italia e quindi la popolazione ha subito questa violenza dei bombardamenti per 3 anni molto molto forti. Questa storia della popolazione civile sotto i bombardamenti ci ricorda anche storie di oggi di popolazioni civili sotto i bombardamenti. La storia è molto importante perché soprattutto la storia di quel periodo ci racconta non soltanto di guerra, ci racconta di persecuzioni razziali, di deportazioni di popolazioni e di avvenute tutte nel silenzio totale della gente, dei governi, dell'Europa e delle nazioni, anche quelle che erano democratiche. Da questo punto di vista la storia è importante ed è importante conoscerla. Anche se...